Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal momento in cui la stai guardando. Suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Durante la preghiera di protezione vi chiedo di mettere la mano sul cuore o le mani sul cuore e di chiedere ai vostri angeli, al vostro intuito, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbero essere anche tutti e tre o solo uno oppure due gruppi, va bene? Ascoltate il vostro cuore. Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone che mi stanno seguendo con tanto amore. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, l'intera coscienza micaelica, e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Con amore vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica in tutti i livelli per me e per tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie al Maria Regina Celeste, grazie coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è e così sia, ora per sempre e per l'eternità. Ok, ora iniziamo. Gruppo A, coraggio. Gruppo B, magic, magico. Gruppo C, dualità, polarità. Andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire nello specifico. Vediamo un po'. Gruppo A, sii gentile con te stesso o con te stessa. Gruppo Vediamo il gruppo B, non vuole uscire. Eccola qui. Gruppo B, contemplazione. Gruppo C, cerca la bellezza. Sì, è interessante questa lettura. Vediamo un po' con le carte delle fate che messaggi abbiamo per oggi. Gruppo A, fidati dell'intuito. Gruppo B, è caduta una carta. Poi la prenderemo. Rispetta i tuoi veri sentimenti. E poi la carta che è caduta, il bambino interiore. Gruppo C, rimani saldo, rimani salda. Ok, iniziamo questa lettura un po' particolare per questa settimana. Il gruppo A dice di avere, gli angeli dicono di avere coraggio. In questa situazione è necessario avere i nervi saldi, essere radicato, radicata, avere coraggio di agire, di parlare, di fare.
non uscire dalla procrastinazione, uscire dai blocchi. È venuto il momento di mettere in azione, in movimento l'energia, va bene? Bisogna anche cercare di avere fiducia in se stessi e di essere gentili con se stessi, amore per se stessi, magari parlarvi con gentilezza, mandare amore alle vostre cellule, mandare amore al vostro lavoro, alla vostra attività, all'intero vostro essere, perché siete un po' troppo severi. Coraggio sì, determinazione sì, azione sì, ma gentilezza, armonia, va bene? Cercate di essere leggeri, di non prendere carichi troppo pesanti, di veramente di fluire nel flusso di energia e di ascoltare il vostro intuito. Fidatevi del vostro intuito, del vostro sentire. Il vostro sentire dice sempre la verità. Il vostro sentire è il corpo che parla, l'anima attraverso l'emozione, attraverso il corpo. Abbiate fiducia in queste sensazioni, perché queste sensazioni sono l'anima che parla e vogliono dirvi di avere fiducia in voi stessi, nel vostro sentire, nelle vostre capacità, nei vostri talenti e nelle vostre intuizioni. Ok? Bene, passiamo al gruppo B. Gruppo B è un periodo magico nella tua vita, c'è tanta energia positiva intorno a te, aspettati sincronicità e coincidenze, aspettati cose che può accadere qualcosa di magico da un momento all'altro, va bene? Credi nei miracoli, la magia è intorno a te, quindi è un'energia molto di ricettività, all'abbondanza, quindi abbi veramente fiducia che tutto sta andando nel verso giusto. Contemplazione, è venuto il momento di contemplare, di meditare, di ritirarti in te stesso, in te stessa, di ascoltare il tuo cuore, di lasciare andare la mente che parla, vai nella natura, contempla la natura, entra in contatto anche con gli spiriti meravigliosi che ci sono nella natura. Hai bisogno proprio di entrare in connessione con le forze, con le frequenze più elevate della luce in assoluto. Ascolta il tuo cuore, ascolta i tuoi veri sentimenti e rispettali, va bene? Non prendere dei compromessi, non scendere a compromessi con niente e con nessuno che non sia in allineamento col tuo sentire, col tuo sacro cuore. Il tuo bambino interiore ti guida, come? Attraverso la gioia. Se il bambino interiore piange, vuol dire che questa non è la strada giusta per te. Ascolta la tua bambina interiore, ascolta il tuo bambino interiore, perché attraverso la gioia, attraverso le risate, attraverso l'allegria, attraverso la giocosità, tu puoi trovare risposta a queste tue domande, a queste tue perplessità, a questi tuoi blocchi. Quindi è venuto veramente il momento di ascoltare la tua voce interiore che parla. Bene, anime infinite, passiamo al gruppo C. Diciamo che è venuto il momento di comprendere che viviamo in un mondo duale, ok? Quindi c'è il male e c'è il bene. E anche dentro di noi possiamo scegliere se scegliere la via maestra dell'amore o scegliere l'ego. Accettare l'ego è importante, guardarlo, riconoscerlo, perdonarlo e trasformarlo in qualcosa di più elevato. Quindi prendere delle decisioni più sagge, essendo guidate dalla guida interiore. Dall'amore, non dalla paura, non dal giudizio e non dalla competizione. Quindi è venuto il momento proprio di scegliere da che parte stare. Diciamo che i consigli degli angeli sono quelli di focalizzarti sulle cose belle della vita, sulla bellezza della vita, ok? Quando tu non hai niente in questo momento a cui aggrapparti, il consiglio è anche quello di passare, di trascorrere del tempo nella natura, almeno un'ora al giorno per ristabilire un contatto con la tua anima, con la tua bellezza interiore, con la tua parte più elevata, con la parte più bella. La madre terra
ci parla, la Madre Terra ci regala cose meravigliose, la Madre Terra ci dona un'energia vitale altissima. Hai proprio bisogno di focalizzarti sulle cose belle della vita, lasciando andare tutto ciò che ti crea a disarmonia, tutto ciò che ti crea, come dire, che ti fa entrare nella paura dell'ego, va bene? È venuto il momento di rimanere molto saldo, è un momento importante della tua vita dove devi prendere delle decisioni. Queste decisioni cerca di prenderle attraverso la via destra dell'amore, attraverso la via del cuore. Rimani saldo, rimani salda, rimani radicata, non prendere decisioni affrettate da una mente che ti confonde, ma devono essere prese dalla tua verità, dal centro del tuo cuore. Bene, anime infinite, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone, di persona se siete a Valghera o a distanza in qualsiasi parte d'Italia o del mondo. Queste frequenze sono molto più potenti con la distanza, non conoscono né il tempo né lo spazio e veramente portano beneficio in tantissimi livelli, a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Facilito anche le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele per rispondere alle vostre domande, per aiutarvi a prendere magari delle decisioni importanti in questo periodo delicato della vostra vita, per aiutarvi a capire meglio cosa il vostro cuore vi sta dicendo, dove vi sta guidando. Ok? Volevo ricordarvi che la nuova, classe per imparare a connettersi con le frequenze di luce, il percorso online, dal vivo online si terrà praticamente il 16 di, se non sbaglio, scusate, fatemi il 16 di maggio, mercoledì 16, no, scusate, mercoledì 17 maggio 2023, quindi partirà la nuova classe. Se siete interessati, volete imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce, assolutamente contattatemi perché è un'opportunità meravigliosa e straordinaria. Se invece volete imparare a connettervi dal vivo con le nuove frequenze di luce, il prossimo seminario sarà a settembre, il seminario dal vivo partirà il 20, il 22 di settembre e si concluderà il 25 di settembre, 4 giorni, oppure solo il weekend, sabato e domenica 22 e 23 settembre. Per maggiori informazioni non esitate a contattarmi. Io vi saluto, vi abbraccio e vi auguro una settimana meravigliosa. A presto, anime infinite. Un bacione, ciao.